Questa è la storia di due sorelle che tra loro avevano una grande rivalità. E quando entrambe hanno scoperto che erano incinte, la loro rivalità è peggiorata molto. Una ha un test di gravidanza normale e quello dell'altra invece è d'oro. E se uno ha un pannolino pieno di soldi, allora l'altro di sicuro deve avere un ciuccio d'oro. Questa è la storia di Jenny e Melissa, due eccentriche mamme milionarie. Non vedono l'ora di incontrare i loro bambini, o che voi mettiate mi piace e vi iscriviate. Di questi tempi i baby shower sono davvero super popolari. La famiglia non vede l'ora di scoprire il sesso del bebè, ma i palloncini non hanno chiarito la cosa. Hanno solo mostrato che i bambini saranno ricchi. Tutto quello che la nonna e il nonno possono fare è aspettare. Anche se Jenny è ricca, ha tutti i problemi di una gravidanza normale, esattamente come gli altri, ma almeno lei ha un maggiordomo. Accontentarla è difficile, e ancora di più ora che è incinta. È così lunatica! Dice di non volere normali cibi costosi. Allora il maggiordomo presume che lei voglia qualcosa di ancora più costoso. Le preferenze di una donna incinta possono sembrare un po' strane, anche a un maggiordomo. Jenny vuole qualcosa di veramente speciale. Vuole cibo per poveri e lo vuole al dente. Super extra al dente. Le nostre due sorelle non possono dimenticare la loro rivalità. Jenny vuole imporsi su sua sorella, allora tira fuori il suo libro d'oro per bambini. Che libro fantastico! Guarda, si possono mettere le impronte delle mani e dei piedi e anche quella del ciuccio. Melissa non è molto impressionata e il suo bambino ha già una stella su Walk of Fame. Jenny è furiosa. Così decide di fare le cose veramente in grande. Le uniche persone più stravaganti dei milionari sono i loro figli. Il bambino di Melissa sta cercando di attirare la sua attenzione. Vuole ascoltare la musica. La performance appassionata del maggiordomo sta facendo perdere la testa a Melissa. Lei paga il maggiordomo, ma si rende conto che quello che il bambino voleva sentire era il suono del denaro. Che bella ninna nanna! La rivalità delle madri in attesa non finirà mai. Melissa ha comprato un vaso d'oro? Allora Jenny compra un biberon d'oro. Ah, carta igienica d'oro? Melissa ha un deodorante di lusso, però. E qualcosa ci dice che la loro rivalità non finirà mai. Presto il maggiordomo però potrà permettersi un suo cameriere personale. Le donne incinte hanno bisogno di molto sostegno. Il maggiordomo ha molto più lavoro da fare da quando le sue padrone sono rimaste incinte. Non è che non voglia lavorare, ma alcune delle loro richieste sembrano un po' troppo esagerate. Almeno però pagano un extra. La gravidanza è piena di sfide. Melissa sta lottando in questo momento. È difficile alzarsi dal letto, così il maggiordomo la deve aiutare e capire cosa fare con il letto. Ecco una soluzione. Non avrai più problemi ad alzarti se non ti sdrai mai. Ma questa soluzione ha solo creato un altro problema. Le sorelle stanno ancora litigando e il povero maggiordomo finisce in mezzo al fuoco incrociato. Lo faranno a pezzi! Come farà ad essere in due posti contemporaneamente? Quando ci si sforza troppo, si diventa stressati. Una milionaria incinta sarebbe già abbastanza gravosa, ma due? Ed entrambe sono davvero pigre! No, basta così, niente più campanelli per voi. Nick non si muoverà più per queste stupidaggini, ora ha bisogno di riposo. Melissa ha problemi con il letto. E ora Jenny è in una situazione simile.
Solo che invece del letto è il cuscino il problema. È pieno di monete d'oro. Nick sgonfia il cuscino e ora è molto più ricco. Lascerà questo posto e aprirà una scuola per maggiordomi. Ogni 2 ore, Jenny e Melissa si incontrano per vantarsi di quello che hanno comprato per i loro bambini. È molto semplice. La cosa più costosa vince. Ma questo campo di battaglia presto vedrà una tregua. Questa scatola di antistress d'oro sta effettivamente aiutando le sorelle ad andare d'accordo. Ora sono finalmente legate. Era ora. I ricchi possono essere così strani. Melissa ha installato una vera cassaforte per il suo bambino. Jenny prende ispirazione per migliorare anche la sua pancia, ma non ha abbastanza soldi. Dovrà farseli prestare da Melissa. Un bitcoin dovrebbe essere sufficiente per abbellire la sua pancia di diamanti. Le donne incinte devono rimanere in forma, così Nick ha organizzato per loro una sessione di baby yoga, ma fanno una fatica. Il laccio delle scarpe si scioglie e il cerchietto cade dalla testa. No, questo è inaccettabile. Se ti stai allenando, allora devi allenarti. Nick dovrà prendere in mano la situazione. Ma come farà a concentrarsi se i gioielli d'oro fanno questo baccano? Bisogna togliere tutto. Ma anche l'allenatore alla fine ha perso interesse ad allenarsi. È troppo occupato a giocare una partita per prestare attenzione alle sorelle. Deve essere un gioco molto intenso. Non vuole fermarsi. Solo la sua batteria potrebbe fermarlo. Beh, che ne dite di fare un po' di multitasking? Ottima idea, maggiordomo. Potremmo aiutare le mamme a fare un po' di stretching, visto che non sono capaci. Ecco una grande idea. Mentre Melissa pedala sulla sua cyclette, Nick può caricare il suo telefono. Avrebbe funzionato, ma Jenny ha aumentato la potenza e ha surriscaldato il telefono di Nick. Niente più giochi per te! È il giorno del bucato. Questo è uno dei lavori principali di un maggiordomo. Ora controlliamo se ci sono soldi nelle tasche e per intrattenerci durante il processo fingiamo di essere un DJ. Tutto gira e fa beep. Dovrebbe registrare un album. Ma il risultato dei suoi esperimenti musicali non si è rivelato molto buono. Nick ha rimpicciolito tutto. Per fortuna non si è messo nei guai, ma come mancia ha ricevuto dei soldi minuscoli. È il momento dell'ecografia. Jenny sta per avere una sorpresa. Si aspetta un maschietto, gli ha comprato tutti i tipi di vestiti e anche altre cose. Ma il dottore le dice che avrà una bambina. Lei cerca di offrire al dottore dei soldi per fargli cambiare idea, ma lui non capisce perché questo genere di cose non può essere comprato. Melissa aspettava una bambina, ma sta avendo un maschietto. Ora le sorelle devono scambiarsi gli acquisti. Sono entrate in travaglio, ma quando arriva il momento di tagliare il cordone, le normali forbici non bastano. Servono delle forbici d'oro. Ed ecco il sindaco in persona. Inoltre, il maggiordomo è tornato perché ha sentito la notizia dei bambini e vuole approfittare della situazione. Le tate fanno un sacco di soldi. Nick ha trovato un nuovo lavoro e quando le mamme vogliono fare una pausa, lui prende il controllo. Fare la tata non è tanto facile, vero?
Ti è piaciuta la nuova storia? Qual è stata la tua parte preferita? Scrivilo nei commenti e non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti per non perdere nuovi fantastici video di Trum Trum Trick.